Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video unboxing. Finalmente, dopo circa un mese di ritardo dalla data programmata di uscita, è arrivato l'Axan Zino. Bene o male è un mese in ritardo da quello che era stata la data dichiarata da Axan, però finalmente è arrivato. Il corriere me l'ha consegnato oggi, quindi adesso, senza perdere troppo tempo, facciamo un veloce unboxing e tiriamo le prime conclusioni e le prime impressioni su questo Axan Zino. Quindi taglierino e iniziamo l'unboxing. Tagliamo, tantissimo scotch, quindi ragazzi anche la scatola esterna è marchiata Axan, perché l'ho preso direttamente dallo store Axan, ed ecco qua la scatola dello Zino. Ribaltiamo lo Zino, che botta che gli ho dato. Allora, questo è lo Zino, andiamo ad aprire la scatola. Mettiamo via il taglierino che non serve più. E alla scatola devo dire che la confezione sembra molto carina. Quindi semplice, bianca, ci sono i sigilli da tagliare anche qua. Uno e due. Tagliati i sigilli. E ecco qua subito l'Axan Zino. Come va di moda adesso, nei vari droni e non solo, le scatolette con scritto cosa contengono. Qua abbiamo il remote control e parti di ricambio. Andiamo a tirare fuori lo Zino, se ci riesco senza fare troppi danni, e lo mettiamo un attimo da parte. Queste scatolette non ci servono, le rimontiamo dentro nella sua scatola, così. Andiamo a togliere la prima scatoletta, anzi si apre la scatoletta e abbiamo il radiocomando. Radiocomando, devo dire, carino. Sì, le plastiche si vede che non sono plastiche di altissima qualità, però ovviamente ragazzi teniamo sempre in considerazione il fatto che stiamo parlando di un drone tra virgolette economico, perlomeno economico per quello che viene dato in dotazione a questo drone. Quindi ovviamente da qualche parte Axan ha dovuto tagliare i costi e sicuramente non poteva ovviamente usare delle plastiche d'alto costo, se no non ci stava più dentro sicuramente nel prezzo basso che ha fatto uscire lo Zino. Quindi spostiamo un attimo qua il radiocomando, andiamo ad aprire questa scatoletta e abbiamo il cacciavite, poi abbiamo le eliche di ricambio. Sì, perché in questo Axan Zino per sostituire le eliche ci vuole il cacciavite, non hanno lo sgancio rapido, quindi dobbiamo andare a sostituire le eliche usando il suo apposito cacciavitino. Qua sotto si apre ancora la scatoletta e abbiamo i cavetti, quindi abbiamo questa buona cosa da parte di Axan, fornisce già tutti e tre i tipi di cavetto, cioè micro USB, Lightning per iPhone o USB Type-C. Quindi abbiamo tutti i cavetti disponibili. Qua abbiamo un altro cavetto che penso serva per caricare il radiocomando o per collegare... No, sì, per collegare il radiocomando per essere ricaricato. Qua da parte abbiamo la presa per ricaricarlo e qua abbiamo un alimentatore e qua abbiamo il bilanciatore che serve per ricaricare le batterie dell'Axan. E devo dire che è veramente tristissimo sto coso, non si può proprio vedere. Sì, diciamo che dal punto di vista del caricabatterie potevano impegnarsi anche un pochino di più, perché veramente è tristissimo, sembra proprio un oggetto da un euro. Qua colleghiamo la sua presa senza fare danni, perché li sto già facendo ovviamente come al solito. Ok, e qua andiamo a collegare le batterie. Quindi qua mettiamo la scatola, mettiamola via un attimo qua da parte e poi vediamo se ci serve qualcosa, lo andiamo a cercare. Forse ho trascurato che sotto ci sono un manuale di istruzioni. No, ma il manuale di istruzioni dove? Boh, vabbè, niente. Quindi ragazzi, adesso
Il caricabatterie l'abbiamo visto veramente tristissimo, comunque mettiamolo da parte. Intanto il radiocomando, carino perché è carino, bianco, vabbè, un po' sporchevole perché con le mani sicuramente tenderà a diventare nero. Però devo dire, carino, fatto bene. Qua abbiamo il selettore per la modalità sport e normal, come un po' sul radiocomando DJI, anche perché lo ricorda molto il radiocomando DJI, anche nel design, ha solo le antenne più lunghe, ma il design è in stile, DJI. Le crocettine belle, fluide, ma forse un po' troppo morbide per i miei gusti, però. Diciamo, si muovono bene, però un po' forse morbidine, un po' tanto morbidine. Qua abbiamo i tasti per qua far partire la registrazione, qua le foto. Qua abbiamo, diciamo, la rotellina che regola il gimbal, che ha una corsa veramente corta. Madonna, com'è corta! Ha la corsa della rotellina che veramente è cortissima rispetto a DJI o rispetto a Autelivo. Qua abbiamo la presa micro USB per ricaricare e per collegare lo smartphone, e qua abbiamo il supporto dello smartphone che sembra carino. Ci sta anche uno smartphone veramente grande. Proviamo a mettere dentro il mio iPhone XS Max e devo dire che ci sta benissimo. Con la cover e tutto ci sta bene. Quindi, radiocomando, devo dire sì, carino, perché ovviamente ragazzi bisogna sempre valutarlo all'interno del suo prezzo, cioè il suo prezzo che è di circa adesso si trova, mi sembra, su Gearbest intorno ai 300 euro, una cosa del genere, questo drone, e devo dire comunque non si può paragonare ovviamente a Autelivo, DJI, cioè i paragoni che vengono fatti si fanno giusto per, o meglio, lasciano un po' il tempo che trovano, sono solo giusto per, siccome che un drone richiudibile, è un drone con il gimbal meccanico su tre assi, ha una fotocamera in 4K. Avendo queste cose, ovviamente si tende a fare un paragone, però per il prezzo ovviamente deve avere per forza delle cose in meno, se no vabbè, sarebbe assurdo, vuol dire che gli altri rubano i soldi, se fosse che a 300 euro viene dato un prodotto simile a DJI o a Autelivo. Quindi mettiamo un attimo da parte il radiocomando e andiamo a vedere l'Apsan Zino. Allora, andiamo a togliere i cartoncini che fermano le eliche. Uno. Due. Tre. E quattro. Allora, andiamo ad aprirlo. Sì, le molle devo dire che scattano bene, cioè quando arriva a fine corsa che deve, il braccetto deve agganciarsi, devo dire che fa un bello scatto, quindi credo che questo lavori bene. Le plastiche ovviamente anche qua niente di che, però neanche pensavo peggio, dai, a dire la verità, non sono male. Per il resto mi sembra carino. Carino anche il supporto, o meglio la cover che va a chiudere il gimbal per il trasporto, mi sembra fatta bene. Andiamo a sganciarla. Sì, carina la cover, devo dire che non è niente male, va su anche bene. Sì, carina la cover. Mettiamola, anzi no, no, mettiamola qua da parte, guardiamo un attimo la fotocamera che ha su una pellicola da togliere, il gimbal piccolino, anche la fotocamera molto piccola, se la poi la paragono a quella dell'Autelivo che c'è sotto un fotocamerazzo esagerato, però carina. Ecco, qua abbiamo una presa micro USB e qua abbiamo lo slot per andare a inserire la micro SD. Qua è tutto aperto, ecco, una cosa che potevano magari mettere un coperchietto in gomma che andava a chiudere queste fessure, forse era meglio, perché comunque se lo si fa decollare in zone polverose, la polvere che va all'interno di queste due fessure, diciamo, non è il massimo, e probabilmente costava veramente poco uno sportellino in gomma che andava a sigillare le due fessure. Però vabbè, non l'hanno fatto, quindi niente. Cos'è che vediamo? Queste viti a vista sicuramente non sono bellissime esteticamente, perlomeno, però
Anche perché non è che hanno svasato molto la plastica, sono sporgenti, cioè sono delle viti strane che sporgono anche, vabbè. E questo ovviamente è solo un problema estetico, niente di che. Qua abbiamo le plastiche trasparenti perché sotto abbiamo il LED di funzionamento del drone. Poi vediamo, andiamo a sganciare la batteria, diamo un'occhiata alla batteria, dovrebbe essere qua dietro, ok. Anzi, le plastiche della batteria mi sembrano ancora più scadenti rispetto a quelle del drone. In realtà quelle del drone non mi sembrano neanche malissime, anzi, mi sembrano anche una plastica discreta. Quelle che invece rivestono la batteria mi sembrano più una plastica più scadente. Infatti sono anche di un colore leggermente diverso le due plastiche, se le guardiamo, perché comunque sono una plastica diversa, però così si agganciano, basta schiacciare questi due pulsanti dietro e si sfilano le batterie, che vi ricordo sono da 3000 mAh, 11,4 volte e dovrebbero garantire un volo di circa 23 minuti. Ovviamente poi vabbè, come sempre non saranno 23, magari sono 20 e devo dire che non sono pochi. Però per un drone comunque di un peso e di una dimensione così ci si poteva aspettare anche qualcosina in più dal punto di vista dei minuti, perché comunque visto che un drone, visto che è un drone bello importante e comunque ha un bel peso, pensavo che le batterie potessero durare di più, anche perché comunque non avendo sensori davanti, non avendo sensori dietro, non avendo sensori sotto, non avendo niente, quindi tutte queste cose che vanno a risparmiare energia non avendole, mi aspettavo magari qualche minuto in più. Visto che i droni di queste dimensioni fanno molti minuti, però torniamo sempre forse al discorso che dare in dotazione batterie da garantire un minutaggio più alto forse avrebbero influito nel prezzo, perché ripeto, in questo prezzo probabilmente da qualche parte, un po' qua, un po' qua, un po' qua, Absan ha dovuto andare a rosicare sul prezzo, diciamo, dei materiali, dal punto di vista tecnico, perché comunque stiamo parlando di un drone che ha veramente tanto per il suo prezzo, secondo me. Quindi da qualche parte dovevano andare a togliere. Una cosa che veramente non riesco a mandare giù è questa, cioè non si può fare un drone, secondo me, senza niente qua sotto, nel senso o sensore a ultrasuoni o fotocamerine, cioè qualcosa ci andava messo, perché comunque dà un overing più stabile, oltre che a avere la possibilità di poterlo usare all'interno, anche se vabbè, un drone di queste dimensioni uno in casa non è che lo usa perché è troppo grosso per essere utilizzato al coperto, perlomeno in casa, poi magari in un palazzetto lo si poteva anche utilizzare, però avendo solo il GPS e avendo solo il barometro, ovviamente non può avere una stabilità, quindi non può essere usato all'interno. Meglio, sì, uno può usarlo, ma poi sono cavoli suoi di quello che può succedere. Mentre se gli avessero fatto una telecamerina o il sensore ultrasuono, tutti e due, oltre che all'interno, avrebbe avuto un overing sicuramente migliore anche all'esterno, perché non è che gli altri droni. Adesso io prendo un attimo giusto per farvi vedere l'Autelivo, che c'ha una fotocamera qua, una fotocamera qua e i due sensori a ultrasuoni, ma lo stesso Paro Tanafi, che ha un sensore a ultrasuoni e una telecamerina. Cioè, quindi per creare un overing e una stabilità maggiore, secondo me qualcosa ci andava messo. Adesso io non so cosa influiva nel costo di produzione mettere un sensore a ultrasuoni o una telecamerina, però secondo me sarebbe stato utile farlo. Le eliche, ecco, le eliche sono strane, sono molto morbide, si flettono molto. Vediamole con quelle, le sto confrontando un attimo con quelle dell'Autelivo. Sì, sono più morbide. Vedete che queste sono più rigide, queste sono veramente morbide come materiale, però beh, ovviamente saranno stati fatti dei calcoli da quel punto di vista. Poi chiuderlo e aprirlo, devo dire che sembra molto semplice, basta veramente poco, anzi lo faccio vedere così. Ecco, quando sono aperte e agganciate, devo dire che sono proprio duri i braccetti da chiudere, però meglio così, meglio duri che averli morbidi che magari si chiudono per sbaglio. E questo è l'Absan Zino da chiuso, ricorda molto DJI, ma anche secondo me un po' Autelivo. Andiamo, proviamo ad andare a chiudere l'Autelivo, giusto per capire.
Sì, ovviamente già solo i movimenti dei braccetti da questo a quello, il giorno alla notte, però vabbè, anche il prezzo di questo è 3 volte quello di quell'altro, quindi... Però, giusto per farvi capire l'estetica... vabbè, queste eliche che se ne aprono un po' dove c'è... No, mi è caduto l'auto lì, no! Mi si è capottato, porca loca. Allora, ecco, vedete le due dimensioni simili, simili per dimensioni proprio di ingombro, simili anche nel peso, un po' più pesante l'autelivo, però vabbè, è un bel mattoncino anche questo, e anche l'estetica è simile. Quindi ragazzi, adesso proviamo a accenderlo, se magari è un po' carico, a vedere di collegarlo, perché sono curioso di vedere come si comporta con l'applicazione. Quindi lo andiamo ad aprire. Ok, mettiamo tutto al suo posto, cerchiamo il cavetto lighting che danno in dotazione. Aspettate che magari lo trovo. Eccolo qua. Vado a collegare il cavetto lighting. Ok, quindi vado ad accendere il radiocomando. Radiocomando acceso. Vado ad accendere il drone. Quindi il drone è acceso. Adesso vado a collegare l'applicazione. Ok, adesso aspetta che la vado a cercare. Ecco, abbiamo trovato l'applicazione Apsan. Ecco qua l'Apsanzino, ovviamente mi dice che non c'ho la carta inserita, e adesso mi fa fare la calibrazione della bussola. Proviamo a farla, a vedere se qua me la fa fare. Allora, giriamo. Adesso lo giriamo così. L'applicazione ricorda molto quella di DJI, è molto molto simile. Una cosa che voglio vedere è la differenza tra l'applicazione per Android e quella per iOS, perché per iOS, da quando è stato lanciato lo Zino, cioè parlo da quando sarebbe dovuto uscire circa un mese fa, anzi un po' prima che venisse addirittura dichiarato, già quando era in prenotazione, ecco, mettiamola così, l'applicazione era stata aggiornata per Zino, parlo per iOS, poi è stato uscito un altro aggiornamento sempre per Zino e un'altra ancora tipo 5-6 giorni fa, un altro aggiornamento per l'applicazione sempre per Zino, per iOS, mentre per Android subito non c'era per Zino. Anzi, dopo la secondo aggiornamento che c'è stato per iOS, è stata fatta anche quella per Android e poi basta. Praticamente è uscito solo l'aggiornamento dell'applicazione, perché questa applicazione funziona anche con gli altri droni Apsan, però diciamo l'ottimizzazione per Zino è uscita solo una volta per Android, mentre già 3 volte è stato fatto un aggiornamento per iOS. E devo dire che questa cosa penso voglia dire che Apsan prediliga iOS, mentre tipo Autelivo predilige Android. Le cose escono sempre prima per Android e poi per iOS, mentre qua probabilmente succede prima per iOS, poi per Android, come poi anche per DJI, che predilige sempre iOS rispetto a Android. Quindi staremo a vedere, e voglio vedere se le funzioni sono già attivate uguali, nel senso se su iOS ci sono delle funzioni in più che in questo momento non ci sono su Android. Quindi voglio fare questo tipo di confronto. Quindi ragazzi, il gimbal lo vedete, sembra avere un movimento bello fluido. Cacchio di eliche. Sì, i motori sono strani, sono stramorbidi, non sembrano neanche motori brushless. Vabbè. Quindi il gimbal sembra avere un movimento fluido. Ovviamente anche il materiale della camera, così si vede, sono una plastica un po' pecciottina,
Però vabbè, se funziona bene è il minore dei mali, ovviamente, anche perché il prezzo, ve lo ricordo, è sempre basso per la tipologia di drone. Quindi ragazzi, se questo unboxing e le prime impressioni di questo Absan Zino vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale per non perdere neanche un video, anche riguardante l'Absan Zino, dove lo testeremo nelle sue varie funzionalità per vedere che potenzialità ha all'interno dei suoi 300 euro o 350, quello che poi uno lo riesce a trovare come offerta. Comunque il range è quello da 300-350, quindi vedremo come si comporta nelle sue funzioni a livello di fotocamera, a livello di qualità video, a livello di range test, tutte queste cose le vedremo nei prossimi video. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!